Benvenuti gamers, sono Padre Paladino che non si chiama Dino e questa è la carica dei 102 cuccioli alla riscossa. Livello 2, il negozio di giocattoli. Ciao bel micione, che cosa fai qui? Io sono il sergente Tibbs e sono stato inviato per aiutarti a salvare i tuoi fratellini e sorelline e a catturare Crudelia. Che cosa sai di Crudelia? Beh, diciamo che ho combattuto molte battaglie contro quell'orribile donna. Approfitterò di tutto l'aiuto che puoi darmi, sergente Tibbs. Ci vediamo! Sentir dire ciao bel micione a Nuvolina è una cosa oscena, perché Domino si poteva dire sì, è una cosa simpatica, ma che lo dice Nuvolina è oscena. Comunque, vabbè, per ora salviamo lui. Così si fa! Questo è il brutto Jack che c'era anche nel primo livello. Cosa volevo dire? Ah già, ho combattuto molte battaglie con quella, contro quella donna. Questo perché in nella carica dei 101 era il gatto che era riuscito ad aiutare i nostri... Beh, non so se sono i nostri parenti. Non so, credo che abbiano... Sì, hanno qualche parentela quelli di 101 e 102, giusto? Mi pare di sì. Comunque questo è il segreto della cassa, roteandoci sopra e davanti. Questo è uno dei nemici che odio di più. Bisogna attaccarli e scappare. E tre colpi basteranno per ucciderlo, sia a baio sia rotolata. Ma la rotolata chiaramente non è consigliabile, perché sennò ti colpiscono. C'è un treno qua sopra, non so se si è visto in qualche... si è visto un binario. Il zzz che sentite ora esplode, quindi non lo vedete ora. Esatto. Non l'avete visto. Fa che... sta passando il treno, lo vedete? Si vede? No. Nulla. Noi lo vedete più tardi. Comunque, siamo nella fabbrica di giocattoli di Crudelia. E cosa farà Crudelia in questa fabbrica? Beh, i giocattoli. Cosa sto dicendo? Ma porco. Odio quel posto perché è così scivoloso. Oh, dovrò velocizzare. Ok, probabilmente ho tagliato, di qua farò la stessa cosa. Ce la devo fare. Wow! Yeah. Ok, è terribilmente scivoloso lì. Comunque, come vi avevo detto, avrei tentato di usare sia Domino che Nuvolina. E quindi posso andare avanti, perché chiaramente qua non si può sotterrare nulla, perché sono piastelle. Andiamo. Anche se questo discorso non varrà per motivi futuri. Hey Tibbs. Allora Tibbs, vieni dalla campagna dove abita Crudelia? Sì, conosco bene la zona dove si erge il decrepito palazzo di quella megera. Il palazzo è vicino alla fabbrica di giocattoli. Come faccio ad arrivarci? Un passo alla volta. Devi attraversare questo negozio di giocattoli e arrivare in cima al Big Ben passando per Piccadilly. In cima al Big Ben? E perché? Dall'alto della torre del Big Ben puoi comunicare grazie al passaparola canino del tramonto. Gli altri cani potranno aiutarti ad uscire da Londra e ad attraversare la campagna fino al castello di Crudelia. Accipicchia! Grazie, Tibbs! Ed ecco che ci ha spiegato quale strada faremo tra livelli. Piccadilly e Big Ben e poi... ha detto qualcos'altro, non mi ricordo. Scendo dopo lì. Prima voglio fare questo. Wow. È consigliabile rotolare e non saltare, perché sennò si cade. Lo metto che quel vetro è sorpassabile con il salto. Non voglio cadere. No. Ok. Sta andando bene. Sta andando, fuck it. Yeah. Bene. Ma il gatto non era andato di là, perché allora lì? Ok, ce l'ho fatta. Il gatto si chiama Tibbs, come on. E qui si torna indietro. Infatti questi sono trampolini.
Ehi, cos'è sta macchina? Ehi, Tip, tu ne sai qualcosa di questa specie di cannone? Di tanto in tanto troverai giocattoli simili. Ti basterà avvicinarti e premere il pulsante azione. Il resto dovrebbe essere ovvio. È una cosa sicura? Sì, sono solo giocattoli. I bersagli dovrebbero essere chiaramente visibili. Se li colpisci tutti, avrai un bonus. È una cosa sicura? Sono solo giocattoli! Sono i giocattoli che vogliono uccidermi! Ma comunque il tasto azione è il 3. Ci siamo, ok. C'è il livello che basta premere 1. Dopo tenerlo premuto. Bisogna scoppiare tutte le bolle che appariranno un po' a caso. Che sono 10. Cioè dobbiamo colpirne 10. Siamo a 8. Ah! Ultima. Ti ho visto. Figurina. Sei un super cucciolo. Lo adoro. Sei un super cucciolo. È uno dei migliori. Passo no. Forse non mi hai passato da sopra. No. Oh. Fuggi. Mi ha colpito. Dannazione. Oh. Non ho sentito russare. Vuole salvare, signore? Mi fido di Camtasia. Ma già, anche lui è invincibile come scattina, come ho fatto vederne nello scorso video. Ah, dovevo tornarci, vabbè. What's ok? Sei grande! Grazie. Lì sotto, ok. Sì, dai, fatto qui, tanto si può esplorare benissimo tutto. Aspetta. Ah, c'ero quasi. Faget. Adoro sti tizi. Sono tra quelli che mi colpiscono più spesso. Sono pochi i nemici che mi colpiscono spesso in realtà. Ma comunque, cosa ci fa un posto simile in una fabbrica di giocattoli? Qualcuno me lo spieghi, vi prego. Sono tornato qui? Ok. Tenterò, stavolta non eviterò di tentare di andare sulla piattaforma gialla. Oh, l'ho ucciso in modo Uber. Proverei. Di qui vado dove penso io. Se qui torniamo su. Per quello che sta nella regione, la porta su ti porta giù. La porta giù ti porta su. Quindi, continuiamo. Hey, Tips. Quello. È un modellino in scala di un vero treno a vapore. Puoi salirci per muoverti nel negozio se vuoi. Troppo forte. Nuvolina usa troppo forte. Yeah. Prima di salire, vorrei ripulire questo posto. Ah, è vero che rimbalzano i suoi missili. Me ne ero scordato. Prendilo però. Bisogna tenere premuto. Ok, non sono caduto. Qua c'è un nemico, giusto? Ah no, c'è la cassa. Scusami per averti dato dal nemico, credevo ci fosse davvero. Scendiamo. Sì, siamo meglio dei gatti perché cadiamo in piedi anche noi. Scusami, Tibbs. Non solo voi cadete. Vi ricordate il fischio, diciamo, che sentivate all'inizio del livello? È questa macchina che si auto tenterà di esplodervi in faccia. Ciao cucciolo!
Per guadagnare l'uscita, devi prendere l'ascensore e scendere al magazzino nel seminterrato. E come si fa? Entra nell'ascensore e premi il pulsante azione. Niente di più facile. Solamente che prima vorrei fare il treno, a meno che qui non ci sia... dimmi che non mi mostri il bug. No, vabbè, prima faccio il treno. Per fare un giro, certo. Sala segreta, scendi dal treno. Si può passare solamente... Figurina? Wow. Si può arrivare qui solamente... No. Dicevo, si può arrivare qui solamente se si passa con il treno. Per questo sala segreta. Ok, ok, ok. Bisogna colpire questi cosi. Solo una volta. È stato più difficile quando l'avevo riprovato per conto mio. Ed ora dovrò prendere tutti quei ossi. Arrivano i nostri! Tenero. Tenera. Velocizzo perché è un casino. Ok, ho preso anche l'ultimo. Perché era l'ultimo, vero? Ah! Notare la D di Demon. Presi tutti? Sì, perfetto. Fammi fuggire! È la morte! In carrozza! Prossima fermata, sala delle rovine! Utile solo per la vita. Non ci sono più fermate, quindi per quanto mi ricordo. Ah, mi dice di aspettare il treno. Quindi taglio aspettando di poter scavare da qualche parte, ok? Ah, ecco, infatti. Prima non avevo fiutato qui. Perché so che ce ne sono due. Almeno due di ossi qui. Uno speculare all'altro, infatti. Ah, giusto, è vero, questa è terra. Beh, terra. Oh, come on. So che c'è un bug in questo posto. Perché, sapete, ci ho rigiocato, quindi per fare il 100% lo conosco sto gioco. Ok. A quanto pare sono finiti gli ossi per ora. Ed eccoci arrivati qui. Ehi tu. Chiaramente se vi tocca non morite, vi fa male. Mi serve? Beh sì. Se avete sentito un tup è perché se tengo troppo premuti i pulsanti della calcolatrice. E guarda, c'è un osso. Allora si sentirà quel rumore. Yeah. Ok, questo posto è stato impestato quando l'ho fatto da solo. Perché non lo vedevo. Non l'avevo proprio neanche visto. Dov'è la macchina che esplode? No! Volevo farla esplodere? Nooo! Rimani qui un attimo. Fuggi! Ok, non ti ha colpito. Ok, dannato Orazio. Ok, ok, ok. Ora un bel salto. Wow, ok. Sei troppo forte. Grazie. Figurina, tutti i cuccioli.
È qui, giusto? Salviamo, non vedo perché no. L'unico osso che mi manca è questo, su queste scatole. Me ne mancano altri, non... no. Per ora, no. 95 qui e lì c'è l'uscita. So che lì c'è l'uscita, quindi... Esatto. Figurina? Figurina perché alla fine. What? What? Perché sei suicidato? Non l'ha mai fatto. Now come on. Oh, what? Ok. Non sono fatto per i giochi in 3D. E gli altri due me li dà il soldato speculare, quindi... è il 100%. Figurina! Oh, come on. Peccato, devo fare il giro. Questo era il mondo dei... il mondo? La fabbrica dei giocattoli. Completato? Salviamo? Chiaramente sì. Gli Arthur cambiano sempre per quello che li mostro. E questo era il negozio di giocattoli. Livello abbastanza semplice. Per ora tra Regent's Park e il negozio di giocattoli preferisco Regent's Park perché c'è Gaspare e Scattina, tutto qui. Tips non mi è mai stato troppo simpatico, anche se è un bravo aiutante. Ma quindi, per oggi è tutto. Cioè, tra poco controllerò di aver fatto il 100% in un modo che conosco solo io, non è vero che lo conosco solo io. E quindi se l'ho mancato perché non ho contato qualche figurina probabilmente. Io mentalmente intendo. Non mi sembra di aver fatto il 100%, ma questo era il negozio di giocattoli del 100%. E se non lo è, alla fine di questo saluto ci sarà il 100%. E quindi da Pala è tutto. Io ero Pala, il paladino, che non si chiama Dino.